Sì, il nostro primo ospite di oggi dovrebbe essere in collegamento, probabilmente faremo l'intervento a cavallo anche dello spazio Certo, pubblicitario. E qui certo. con noi Luciano Buongiorno, Toriello, direttore buongiorno. artistico di Mond, Festa dei Cammini, giunta ormai alla sua sesta edizione che avrà luogo a Monte Sant'Angelo dal 5 all'8 ottobre del 2023, quindi la prossima settimana. Buongiorno Luciano, ben trovato. Buongiorno e grazie per l'invito. Allora, cosa dobbiamo aspettarci da questa sesta edizione di Mond? Quest'anno abbiamo importanti novità perché abbiamo stretto un accordo con le giornate degli autori, che sono una rassegna autonoma all'interno della Mostra del Cinema di Venezia, e quindi porteremo in Puglia i film appunto della rassegna e tratteremo importanti tematiche, rifletteremo su come migliorare il nostro, anche su come migliorare il nostro territorio. Abbiamo più sezioni. Abbiamo ovviamente sempre la sezione che guarda in maniera specifica ai cammini, ma quest'anno tratteremo in maniera particolare anche la tematica della sostenibilità ambientale. Molto bene, direi un timing perfetto con quello che è un tema ormai di interesse internazionale e che sta diventando pane quotidiano per tanti addetti ai lavori. Chiedo al nostro ospite, nel frattempo, mentre mandiamo qualche attimo di pubblicità, se pensa a una risposta a questa domanda: qual è il suo film del cuore in assoluto rispetto proprio a quello che ci diceva un attimo fa? Intanto diamo la linea alla regia. Stiamo parlando di cammini, stiamo parlando di avventura e della grande arte cinematografica, un evento a Monte Sant'Angelo dal prossimo 5 ottobre fino all'8, però stiamo parlando con un lucerino, Luciano Toriello. E allora, oltre alla risposta alla domanda che gli avevo fatto qualche attimo fa, vorrei anche introdurre la questione di un grande personaggio con le radici a Lucera, cioè Fabrizio Gifuni, ma per ora ce lo teniamo da parte. Allora, qual è la pellicola del cuore in questa serie per te? Allora, io ne citerei due. Uno è il mio film del cuore in assoluto, è Il Nuovo Cinema Paradiso. Ve lo cito perché quest'anno avremo come ospite, a 35 anni da Nuovo Cinema Paradiso, il piccolo bambino Totò Cascio, che verrà a parlare e a presentare il suo libro, che parla appunto di come la sua vita è cambiata dopo quel film. Mentre Che all'interno adesso della. ovviamente non è più un bambino, quanti anni A 35 anni in più, appunto, avrà circa 42-43 anni, è un mio coetaneo. Ah, bene. E l'altro film è La Bella Addormentata, perché sono sicuro che Molto bene. scaturirà una riflessione importante attorno al concetto del turismo, di cui tanto parliamo durante l'estate, perché La Bella Addormentata parla attraverso gli occhi del regista di come è nata e si è evoluta la Costa Smeralda. Vanni Gardolfo, che è il regista, è il figlio dell'architetto che ha progettato la Costa Smeralda, che inizialmente era un progetto ecosostenibile, che però poi è sfuggito di mano ed è diventato, come dire, turismo di massa. Quindi, quali potrebbero essere i vantaggi e gli svantaggi se non teniamo sotto controllo questo fenomeno? È molto interessante Sì, questa proprio per doppia questo segnalazione. Mond è un festival molto importante proprio perché pone l'accento sul tema dei cammini e quindi di riflesso sulla tutela del nostro ambiente, come dicevamo prima, oggi un must, perché se non preserviamo l'ambiente in cui viviamo, stiamo vedendo delle bellissime immagini di repertorio di Mond, che poi non è solo cinema, organizza appunto anche delle passeggiate. Se non custodiamo il mondo in cui viviamo, ovviamente ci ritroveremo ben presto in un posto che non può più garantire il nostro Solo 30 benessere. secondi, se possibile. Dunque, una persona, ad esempio, come Fabrizio Gifuni, che può diventare testimonial, a tuo parere è utile o è meglio invece una cultura diversa di questo,
di questa forma artistica che è il cinema e che si presta a tante diverse realtà sociali. Purtroppo ho perso parte della domanda, però credo di aver capito insomma, l'importanza di Fabrizio Gifuni come testimonial. Sì. Giusto? Sì. Ok, allora diciamo che per quanto riguarda Lucera, adesso siamo, io ho fatto parte del comitato tecnico-scientifico sia di Monte Capitale della Cultura che di Lucera. Di Lucera sono anche il portavoce del comitato tecnico-scientifico, dentro il quale c'è anche il nostro ambasciatore che è Fabrizio Gifuni. È fondamentale aprire gli occhi verso altri territori, cominciare a confrontarsi con altri per capire quali sono le criticità da superare, con molta umiltà. Quindi una persona come Fabrizio non può far altro che migliorare il nostro territorio con tutte le sue attività. E io sono veramente felicissimo di averlo, compaesano. E tra l'altro quando sono grandi personaggi, grande professionalità, c'è anche grande umiltà. Grazie a Luciano. Grazie mille Luciano Toriello, ci risentiamo presto, magari faremo un collegamento dopo l'edizione del Festival per questa sesta edizione per capire com'è andata.